Sulla manovra linea dura del governo che ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta dopo le critiche di Bruxelles, i saldi non cambiano, su deficit e crescita è inserito un piano di dismissioni degli immobili pubblici per 18 miliardi. Noi tiriamo dritto, ha detto il vice premier Salvini. Per il Fondo Monetario Internazionale l'Italia rischia la recessione a causa del debito pubblico. Maggioranza battuta in commissione al Senato sull'emendamento relativo alla sanatoria edilizia ad Ischia. Voto contrario di due senatori 5 Stelle, De Falco e Nunes, già in dissenso sul decreto sicurezza che ora rischiano l'espulsione dal movimento. Piccoli ma importanti passi avanti per la pace in Libia. A Palermo, stretta di mano fra i due rivali, il leader al-Sarraj e il generale Haftar, che ha promesso una tregua fino alle elezioni che si dovrebbero svolgere la prossima primavera. E sulla Brexit, accordo raggiunto fra i negoziatori britannici ed europei. L'intesa dopo un anno di trattative, oggi la ratifica del governo di Theresa May, che dovrà comunque affrontare un altro delicatissimo passaggio politico, cioè il voto in Parlamento. Sono le 7:30, buongiorno, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Telegiornale che andiamo ad aprire guardando allora che cosa ha deciso di scrivere il governo nella lettera che ha inviato davvero pochi minuti prima della scadenza del termine, ovvero la mezzanotte di ieri sera, alla Commissione europea. Lettera di risposta a un'Europa che appunto ci chiedeva di rivedere in qualche modo l'impianto, i saldi della nostra manovra. Vedrete, qualche modifica c'è stata, ma davvero di poco conto. Sulla manovra economica il governo non cambia idea e va allo scontro con l'Europa. Rafforzamento dei controlli automatici della spesa, potenziamento delle clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4%, qualora le previsioni di crescita del governo nella manovra non siano confermate, una nuova operazione di dismissione immobiliare pari a 18 miliardi di euro e che Di Maio spiega non riguardano i gioielli di famiglia, ma immobili e beni secondari dello Stato. Inoltre vengono annunciati più fondi destinati al dissesto idrogeologico, pari allo 0,2% degli investimenti, più soldi per i processi di sburocratizzazione e anche una riforma del codice degli appalti pubblici. È la sintesi della risposta che il governo italiano ha inviato alla Commissione europea nella tarda serata di ieri, al termine di un vertice di maggioranza del Consiglio dei Ministri che ne è seguito. La sostanza, fanno notare i dirigenti della Lega, è che abbiamo confermato l'impianto della manovra e dell'azione politica e inviato una risposta alla Commissione che è di attacco e non di difesa. La quota 100 per le pensioni partirà subito. E Di Maio conferma: nessuna tensione tra me e Salvini. Questa manovra è ciò che serve al Paese per ripartire. Reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, riforma della Fornero, rimborso per i risparmiatori truffati, taglio agli sprechi. Non cambiamo. Vanno avanti e faranno del 2019 un anno del cambiamento. Noi crediamo nella crescita all'1,5%. Siamo stati eletti il 4 marzo per superare l'austerity, per fare una manovra espansiva e per mettere soldi freschi. Che le richieste di Bruxelles sarebbero state respinte era già chiaro dalle indiscrezioni che erano filtrate per tutto il pomeriggio di ieri da Palazzo Chigi. I saldi e le stime di crescita della legge di bilancio restano invariati. Esplicito anche il vice premier Matteo Salvini, che arrivando a Palazzo Chigi aveva annunciato: sulla manovra c'è qualcosa da modificare, ma non in base alle richieste di Bruxelles. E però potrebbe costarci molto caro non rispettare le regole. I tempi non sono brevissimi, spazi di manovre, di mediazione ancora ci sono, ma il punto di caduta finale potrebbe essere l'apertura di una procedura di infrazione. La prima scadenza è fissata per il prossimo 21 novembre, quando i commissari si riuniranno per valutare i bilanci dei singoli paesi dell'Unione. Il rischio concreto è che il giudizio che verrà espresso in quella sede possa evidenziare che vi è una deviazione significativa dai cosiddetti obiettivi di medio termine. Meno di due settimane più tardi, il 3 e 4 dicembre, altra tappa di grande peso sarà l'Ecofin, la riunione tra i ministri finanziari. In quella sede i rappresentanti dei singoli paesi dovranno esprimere una loro valutazione su quanto indicato in precedenza dai commissari. A questo punto è la Commissione europea a dire la sua con un rapporto relativo al debito delle singole nazioni. Se venisse evidenziato il mancato rispetto dei parametri richiesti, l'organismo attualmente presieduto dal lussemburghese Jean-Claude Juncker dovrebbe richiedere l'eventuale apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo.
Dal Consiglio europeo, destinatario della sollecitazione della Commissione, partirebbe la richiesta di modificare, al massimo entro 6 mesi, i contenuti della manovra. E nel caso Roma non recepisse quanto richiesto da Bruxelles, sarebbe inevitabile l'adozione di sanzioni di tipo economico. In questo scenario potrebbe avere un ruolo anche il giudizio degli ispettori del Fondo Monetario, che ci hanno sollecitato ad intraprendere una strada diversa perché, hanno spiegato, l'Italia cresce ancora troppo poco. Una sponda in nostro favore arriva dalla Germania. La cancelliera Merkel, ricordando il ruolo che l'Italia ha in quanto paese fondatore, ha evidenziato quanto sia importante giungere ad una soluzione attraverso il dialogo con la Commissione europea. Ed è stata una giornata un po' difficile, diciamo così, per la maggioranza e in particolare per il Movimento 5 Stelle. Per la prima volta è successo che il governo sia stato battuto per un emendamento in commissione. Oggi si va in aula e probabilmente tutto verrà azzerato. Ma insomma il segnale c'è stato, anche perché è arrivato, diciamo così, da fuoco amico. A votare contro sono stati 2 senatori del Movimento 5 Stelle che si sono rifiutati di dire di sì al condono su Ischia. Per la prima volta la maggioranza va sotto in commissione al Senato. Il condono su Ischia, contenuto nel decreto Genova, non passa. Decisivi sono stati il voto favorevole di Gregorio De Falco e l'astensione di Paola Nugnes, 2 dei 5 senatori pentastellati e ribelli che si erano astenuti sulla fiducia al decreto sicurezza caro a Salvini. E per questo i provviviri 5 Stelle stavano pensando ad una sospensione di 2 mesi come provvedimento disciplinare. Adesso per i 2 senatori la situazione si aggrava. Rischiano l'espulsione, almeno a sentire Luigi Di Maio, che si dice pronto a cacciare i 2 senatori dal gruppo del Senato. È un fatto gravissimo, ha detto il vice premier, che parla di tradimento, ma resta tuttavia convinto che il decreto sarà convertito in legge al Senato senza modifiche. Questa mattina il provvedimento sulle emergenze di Genova e Ischia, già approvato dalla Camera, approda infatti nell'aula di Palazzo Madama per il voto finale e non è escluso che il governo possa ricorrere alla fiducia presentando un maxi emendamento che spazza via la norma anticondono presentata nelle commissioni congiunte Lavori Pubblici e Ambiente del Senato da Forza Italia e passata appunto con 23 voti favorevoli, 22 contrari e 1 astensione. Soddisfatta Forza Italia con Maria Stella Gelmini che parla di schiaffo alla maggioranza e soddisfatto anche il PD con Renzi, Martina e Marcucci che difendono gli ortodossi pentastellati che hanno detto no al condono. Irritata invece la Lega che si chiede se Di Maio sia ancora capace di gestire i suoi. Accompagnato dal Ministro dell'Interno. E non è un bilancio, diciamo così, nemmeno tutto positivo quello relativo al vertice che si è svolto a Palermo sulla Libia. Sì, c'è stata la foto che ha immortalato la stretta di mano fra i 2 principali ribali e soggetti, Haftar e Serraj, ma chi conosce bene la situazione libica sa che non sono gli unici 2 a tenere, diciamo così, le sorti di quel paese. Ci sono decine di tribù in lotta fra di loro, alcune delle quali non sono nemmeno state invitate a Palermo, mentre alcune delegazioni internazionali come la Turchia, ad esempio, se ne sono andate irritate. Per alcuni ONU e governo italiano in primis il bicchiere è mezzo pieno, per altri come la Turchia è decisamente mezzo vuoto. In ogni caso si tratta un po' per tutti di un primo passo in avanti, nonostante l'assenza di un documento finale e la mera conferma di quanto già stabilito in precedenza, ovvero la roadmap votata in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La conferenza sulla Libia, sottolinea davanti ai giornalisti il premier italiano Giuseppe Conte, ha senz'altro centrato l'obiettivo di riavviare il dialogo tra le diverse fazioni che si contendono il potere e le risorse del paese nordafricano. Del resto, faccia a faccia, stretta di mano e abbraccio tra i 2 protagonisti, il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, e il presidente del governo di unità nazionale di Tripoli, Fayez al-Sarraj, non erano affatto scontati. Nell'incontro il generale Haftar ha garantito al capo del governo di Tripoli, l'unico internazionalmente riconosciuto, una tregua almeno fino alle prossime ipotetiche elezioni. Non si cambia cavallo mentre si attraversa il fiume, ha detto, lasciando
lasciando anzitempo la Sicilia. Così come fatto dalla delegazione turca che ha abbandonato i lavori con profondo disappunto per essere stata esclusa dalla riunione formale del mattino con i due leader libici. Riunione a cui hanno invece partecipato il premier russo Medvedev, il presidente egiziano Al-Sisi, i leader dei paesi confinanti Tunisia, Algeria, Niger e Chad, oltre al ministro degli esteri francese Le Drian, il premier italiano Conte e l'inviato dell'ONU Salamé, che ha annunciato una nuova conferenza in Libia ad inizio del 2019 che consenta di arrivare a nuove elezioni. C'è un appuntamento importante oggi per il governo di Theresa May alle 2 ora di Londra, alle 3 in Italia. Vorrà sapere dal suo governo se accetta l'accordo tecnico preliminare sulla Brexit che finalmente è stato chiuso. Quello di oggi potrebbe assomigliare molto ad un giorno del giudizio per ciò che concerne la Brexit e le sue modalità. Alle 15, le 14 inglesi, è prevista infatti una importantissima riunione di gabinetto che dovrà decidere il futuro della bozza di intesa raggiunta dai negoziatori britannici e da quelli europei. Nella serata di ieri, la Premier May ha già visto singolarmente i membri del suo governo facendo ricorso ad una prassi eccezionale che non veniva utilizzata dal 1990. Tutte le parti in causa hanno precisato che si tratta di una bozza concordata solo a livello tecnico, stabilizzata ma non formalizzata. Adesso dunque ci sarà bisogno del via libera politico per iniziare a scongiurare definitivamente l'ipotesi di un'uscita senza accordo, che fino alla mattinata di ieri sembrava ancora l'ipotesi più probabile. 500 pagine che ovviamente trattano anche la questione più importante sulla quale la distanza tra Londra e Bruxelles non è stata ancora colmata, quella relativa al confine tra Repubblica di Irlanda e Irlanda del Nord. Per il momento si andrebbe verso la permanenza del Regno Unito nell'Unione doganale europea in attesa della definizione di un'intesa finale sulle relazioni post-Brexit. La riunione di gabinetto di oggi, dunque, che si svolgerà in contemporanea con quella degli ambasciatori dei 27 paesi membri dell'Unione europea, avrà il potere di affossare il negoziato o di farlo proseguire. E anche se dovesse proseguire, il buon esito finale sarebbe tutt'altro che scontato, perché May dovrà passare dalle forche caudine del Parlamento, dove i Brexiteers duri e puri del suo partito e gli unionisti nordirlandesi vedono con scetticismo, per usare un eufemismo, l'intesa con l'Unione, e i laburisti non sembrano intenzionati a fare da stampella al governo. Insomma, la strada verso il 29 marzo è ancora decisamente in salita, anche se un po' meno rispetto a 24 ore fa. La cronaca ci riporta in Italia. Ci sono 3 procure distrettuali antimafia, quella di Bari, quella di Reggio Calabria e quella di Catania, che hanno chiuso insieme una incredibile indagine che si occupa di scommesse clandestine e non solo. Le mani della mafia dietro le scommesse clandestine online, organizzazioni criminali che si sono spartite il mercato, è quanto emerso al termine di 3 indagini delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che hanno portato all'arresto di 68 persone e al sequestro di beni in Italia e all'estero per oltre 1 miliardo. Il volume delle giocate clandestine oggetto delle inchieste è superiore ai 4,5 miliardi. In manette esponenti della criminalità, ma anche prestanome, a confermare il cambio di mentalità delle organizzazioni, è uno degli indagati intercettato dalle fiamme gialle, mentre spiega quale sia la strategia giusta da attuare. Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali e tu vai ancora alla ricerca di 4 scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così, bam bam. Io cerco quelli che vanno così invece, ping ping. Il cash. Ma è normale, il cash è movimento extra. Il denaro accumulato illegalmente, il cui percorso è stato monitorato dalla Guardia di Finanza, veniva reinvestito in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero, intestati a persone, fondazioni e società, schermate grazie alla complicità di diversi prestanome. Allora, avete sentito, prima parlavamo del decreto, voto in commissione al Senato sull'emendamento che riguarda il condono di Ischia. Sapete che è inserito nel decreto su Genova, ormai è arrivato alle battute finali, però i genovesi evidentemente sono stanchi di aspettare, stanno partendo le prime class action, le denunce per danni contro autostrade, ma anche contro il Ministero dei Trasporti. 3 mesi oggi dal crollo del ponte Morandi, 43 vittime, una città che vuole rialzare la testa per uscire dall'isolamento in cui è piombata dal 14 agosto scorso, e il decreto Genova finalmente alle battute finali.
Una rinascita che inizierà con la demolizione di quel che resta del viadotto. Il sindaco e commissario Marco Bucci ha previsto che entro Natale apriranno i cantieri sul troncone ovest, la parte sopra la zona industriale. Tempi inevitabilmente condizionati dall'inchiesta in corso. Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha detto però che il provvedimento di dissequestro è pronto e che il sequestro viene mantenuto unicamente per esigenze giudiziarie. Quando il commissario presenterà un piano per la demolizione, il ponte verrà dissequestrato. Le indagini per capire le cause del crollo vanno avanti. I periti della procura ieri hanno ispezionato da molto vicino la pila 10 e 11. Quest'ultima è l'unica su cui sono stati fatti lavori di rafforzamento degli stralli nel 1993. Nonostante quell'intervento, nella parte più in alto ci sarebbero le stesse fessure notate in passato sulla pila 9, quella collassata, e sulla 10, rimasta in piedi sopra le case della zona rossa. Fessure da cui l'acqua nel tempo potrebbe essersi infiltrata, provocando il deterioramento dei cavi interni. I periodici controlli dei tecnici di ASPI o degli ispettori del Ministero avevano mai rilevato quelle fessure alle sommità delle antenne? Dov'è difficile arrivare se non con delle gru, visto che le scalette usate ieri dai periti sono presenti solo sulla pila 11? Fondamentali saranno i risultati degli esami di laboratorio del famoso reperto 132, giudicato la prova regina dalla Procura genovese. Il forte degrado dei cavi interni dello strallo a sud della pila 9 crollata potrebbe essere stato provocato da quelle infiltrazioni d'acqua. Intanto questa mattina il decreto Genova arriva all'esame del Senato, con tutte le modifiche e i ritardi di questi mesi. Appena sarà convertito in legge, il commissario Bucci diventerà finalmente operativo. Prima notte senza una protezione per gli sfollati e i migranti che si erano rifugiati nel centro Baobab, sgomberato ieri, bisogna dire, a onore del vero, che non era sicuramente la prima volta che le forze dell'ordine andavano in questo posto, appunto a Roma. Il centro Baobab di Roma non c'è più. Dopo tanti sgomberi, questa volta tutte le capanne dove venivano accolti i migranti sono state abbattute a colpi di ruspa. L'ordine è arrivato direttamente dal Viminale a pochi giorni dalla grande manifestazione di Roma per l'accoglienza ai migranti e contro il decreto sicurezza voluto dal ministro Salvini. All'alba di ieri il Baobab è stato circondato da camionette della polizia e agenti in tenuta antisommossa. Ordine e sicurezza è la linea della fermezza annunciata subito dal ministro Matteo Salvini, che ha detto riporteremo la legalità a Roma. In pochi minuti tutti gli extracomunitari sono stati bloccati all'interno, chiusi i cancelli per avviare le procedure di controllo. In tutto circa 200 persone, solo una trentina quelli con regolare permesso di soggiorno. Almeno 140 senza documenti sono stati caricati sulle camionette e portati nell'ufficio immigrazione per l'identificazione. Ieri sera è stata trovata una collocazione ad una trentina di loro, mentre a decine già da ieri sono tornati indietro, intorno al Baobab, che ormai non c'è più. Lo stesso luogo dove a settembre erano fuggiti una ventina di migranti della Diciotti, quelli bloccati nel porto di Catania e poi trasferiti a Rocca di Papa, accolti dalla Chiesa. Da lì, da Castelli Romani, erano arrivati proprio qui. Anche allora il Viminale aveva inviato i blindati e li aveva fatti caricare per l'identificazione, poi erano stati rilasciati. Ieri l'ultimo atto. Salvini ha annunciato a breve nella capitale ci saranno altri 27 sgomberi. Poi, rispondendo a distanza al PD, il ministro ha detto che dopo si passerà alle altre situazioni meno urgenti, come il palazzo occupato da Casa Pound. Il calcio, per parlare del prossimo incontro della Nazionale. Mentre a Coverciano prosegue il conto alla rovescia per l'attesa sfida di Nation League tra Italia e Portogallo, in programma sabato a Milano, il calcio italiano fa i conti con fatti e misfatti dell'ultimo weekend. Il plateale sfogo nei confronti dell'arbitro Mazzoleni nei minuti finali della supersfida Milan-Juventus è costato a Gonzalo Higuaín due giornate di squalifica, con il club rossonero che ha già annunciato il ricorso contro la decisione del giudice sportivo, mentre il ministro dell'Interno Salvini, acceso sostenitore del Milan, ha definito insufficiente la squalifica inflitta all'argentino, ammettendo poi di aver provato vergogna per quella che ha definito l'ignobile sceneggiata di Higuaín. Questo a margine del vertice tenutosi ieri al Viminale in seguito al grave episodio di violenza commesso domenica su un campo della periferia romana nei confronti del giovane arbitro Riccardo Bernardini. Salvini si è detto solidale con l'iniziativa di sospendere domenica prossima tutte le partite dei vari campionati in programma nel Lazio. E chi giunti ovviamente anche nel Ritiro Azzurro, dove Marco Bernardini
Verratti, prescelto di turno per la rituale conferenza stampa, si è detto d'accordo circa la decisione scaturita nel vertice al Ministero dell'Interno. Il centrocampista azzurro ha invece preferito non commentare le polemiche dimissioni di Giampiero Ventura dalla panchina del Chievo, giunte proprio nel giorno dell'anniversario della sconfitta con la Svezia, che estromise l'Italia da lui allenata dai mondiali di Russia. Più loquace invece Verratti sulla sfida di sabato contro i portoghesi, privi del loro idolo Cristiano Ronaldo. Bisogna vincere giocando sempre nello stesso modo e non cambiare noi stessi, e cercheremo sicuramente di arrivare primi, cercheremo sicuramente di fare una grande partita a Milano. Intanto Roberto Mancini ha deciso di non sostituire l'infortunato Bernardeschi, che ha abbandonato il ritiro azzurro per un problema muscolare e che profila all'orizzonte un 4-3-3 col possibile inserimento del laziale Immobile al fianco della coppia Chiesa-Insigne. C'è una notizia che riguarda le prossime Olimpiadi invernali del 2026, la città di Calgary in Canada è uscita dalla corsa per l'aggiudicazione della sede. C'è stato un referendum e i cittadini hanno detto al 56,4% che preferiscono per l'appunto che non si svolgano le Olimpiadi nella città dove peraltro già c'erano state tanti anni fa, nel 1988. Restano dunque in lizza solo Stoccolma e Milano. Vedremo chi si aggiudicherà per l'appunto la partita. Intanto io adesso lascio lo spazio a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo, poi c'è Gaia Tortora alla conduzione di Omnibus e noi invece ci rivediamo come sempre, se volete, alle 7 di domani mattina con la rassegna stampa. Buona giornata.